Vorrei cominciare parlando un po' della situazione a livello internazionale. Io ho 28 anni e la mia generazione si sta affacciando in un mondo che fa paura per molti aspetti, ma chiaramente quello più preoccupante è questo dei conflitti, quello della guerra, perché anche se la politica e i nostri telegiornali si stanno fingendo morti, in realtà sta andando avanti un conflitto in Ucraina, ormai quasi dimenticato, e letteralmente un massacro in Medio Oriente, in Palestina. Io vorrei cominciare da qui perché è ciò che sento più urgente, è ciò che noi giovani della mia generazione sentiamo più urgente. In tutte le città d'Italia i ragazzi si stanno accampando, stanno mettendo le tende, stanno occupando le scuole, le università, non ne parla nessuno, ma sta succedendo. C'è un grande movimento internazionale dei giovani nato negli Stati Uniti e che si sta diffondendo in tutto il mondo, anche se appunto nessuno ne parla. E cosa ricevono questi ragazzi in cambio delle loro proteste? Cosa stanno dicendo questi ragazzi? Stanno dicendo basta massacri, basta con il massacro a Gaza e soprattutto basta collaborare con le università israeliane. Perché? Perché stiamo finanziando la ricerca sulle armi che utilizziamo contro i bambini palestinesi nella striscia di Gaza. Non so se vedete le immagini che arrivano dalla striscia, purtroppo i nostri telegiornali non sono così avvezzi a mostrarcele. Noi che le vediamo sui social ormai quasi siamo anestetizzati, le vediamo talmente tanto, siamo talmente abituati all'orrore che vediamo quotidianamente, che gli stessi palestinesi registrano con i loro telefoni, che quasi ci stiamo assuefacendo a questo massacro. Io mi sento quasi di vivere in una simulazione. Perché? Perché stiamo guardando un genocidio in diretta sui nostri telefoni. Scrolliamo i nostri telefoni e vediamo una pubblicità, una foto di amici in vacanza e subito dopo un bambino morto sotto le macerie. E cosa sta facendo la nostra classe dirigente, la nostra classe politica di fronte a questo? Assolutamente nulla. E i ragazzi che protestano ricevono manganellate o lezioni di moralità. Ecco perché a me a volte mi fa molto arrabbiare quando ci dicono i ragazzi oggi non si impegnano, ai ragazzi non interessa la politica, questi ragazzi stanno sempre attaccati al telefono, non fanno niente. Però quando cominciamo a protestare, quando alziamo la voce, cosa succede? Ci manganellano, perché è quello che è successo in molte piazze italiane. Hanno manganellato degli studenti del liceo che chiedevano semplicemente basta con il massacro in Palestina. Ecco, per questo dico che viviamo in un mondo che fa veramente paura. E allo stesso tempo fa paura anche perché noi occidentali ci muoviamo un po' in base a ciò che ci fa comodo. Non so se vi ricordate i primi mesi dell'invasione russa dell'Ucraina. Putin non ha fatto in tempo a mettere piede nel paese, che sono stati approvati 86.000 pacchetti di sanzioni. I media russi sono stati silenziati perché no alla propaganda russa nel nostro paese. Sono state fatte sanzioni contro i civili russi che non potevano utilizzare i loro conti in banca, non potevano mandare i soldi alle loro famiglie. Ci sono tanti russi o bielorussi che lavorano nel nostro paese, che svolgono lavori di cura o insegnamento e non potevano mandare soldi alla loro mamma, al loro papà, rimasti nel loro paese. Ecco, addirittura abbiamo escluso i gatti russi dai concorsi di bellezza per i felini, questo insomma fa abbastanza ridere. Abbiamo escluso gli atleti russi dal poter partecipare alle Olimpiadi con la bandiera russa. Abbiamo escluso gli atleti paralimpici russi dalle Paralimpiadi, ragazzi in carrozzina, disabili che non hanno potuto partecipare, nonostante, ecco, si fossero allenati anni per raggiungere quell'obiettivo. Io lì per lì mi sono sentita di vivere in un clima di isteria collettiva perché sono una delle poche persone che si interessava all'Ucraina da ben prima che diventasse un trend topic, ovvero un argomento scottante, perché l'ho iniziato a seguire tanti anni fa in università
Mi faceva impressione il fatto che nel cuore dell'Europa stesse andando avanti una guerra civile che molti sociologi chiamano una guerra civile internazionalizzata. Perché? Perché in questa guerra civile si sono inserite due potenze, da un lato gli occidentali, gli Stati Uniti, e dall'altro la Russia, che hanno reso questa frattura nella società ucraina ancora più grande. Ecco, in Ucraina dal 2014 al 2022 sono morte 14.000 persone, tra soldati ucraini, civili, bambini e miliziani delle repubbliche. 14.000 persone di cui a nessuno importava nulla, tranne che a qualcuno. Un ragazzo, Andrea Rocchelli, ieri è stato l'anniversario della sua morte, era un ragazzo giovane, un giovane reporter italiano che è stato ucciso a Slavyansk dall'esercito ucraino, e ancora oggi i suoi familiari aspettano giustizia. Questa sera lo vorrei ricordare. Eravamo pochi, ecco, e quando è scoppiata la guerra più grande, questa invasione, ho iniziato a dire no, non è proprio così, e non sono d'accordo con quello che viene detto, che viene raccontato, con questa visione unilaterale del conflitto. Tutti noi siamo inorriditi davanti all'invasione, che è criminale ovviamente, che va condannata, perché le immagini che venivano dall'Ucraina, dei profughi, delle persone costrette a scappare, dei morti, ovviamente sono inaccettabili da qualsiasi punto di vista. Però non basta l'indignazione morale, vuota, quasi appunto, ci siamo quasi parlati addosso, no? Non basta questo per risolvere i conflitti, non basta dire Putin è cattivo, è un demonio, mandiamo le armi a oltranza e poi vediamo quello che succede. Infatti in Ucraina le persone continuano a morire, non solo continuano a morire, i ragazzi scappano dal paese, ci sono tanti ragazzi, tanti corpi di ragazzi che vengono recuperati dai fiumi perché scappano, perché non vogliono morire al fronte. Ci sono dei video che voi non vedrete mai perché i nostri telegiornali non ce li mostrano, girati dai reclutatori ucraini che vanno in giro per le strade a cercare i ragazzi da arruolare, e c'è il deserto, non c'è nessuno in giro perché hanno paura. Oggettivamente, quale ragazzo di 18-20 anni sogna di andare a morire al fronte per la patria? Quale? Nessuno, ovviamente. E noi cosa abbiamo fatto per prevenire? Cosa abbiamo fatto per cercare di ascoltare il punto di vista anche di questi ragazzi? Nulla. Notizia del giorno. Il nostro amico Stoltenberg, il segretario generale della NATO, è uscito con un'idea geniale. Togliamo il veto agli ucraini, cioè facciamo sì, diamo il permesso agli ucraini di utilizzare le nostre armi occidentali sul territorio russo, comunque un messaggio distensivo, no? Cioè, perfetto. E questo ovviamente, mentre dall'altro lato, per quanto riguarda Israele e Palestina, assolutamente no. Vi ricordate cosa ci dicevano nel 2022? C'è un aggressore e c'è un aggredito, la complessità non esiste, c'è un aggressore e c'è un aggredito. Caso palestinese, insomma, aggressore aggredito non vale più, la situazione è più complicata, comunque Israele ha diritto di difendersi, i palestinesi sono tutti terroristi e quindi va bene così. Il nostro amico Netanyahu, perché comunque è considerato un nostro alleato, un nostro partner come occidentale, come blocco occidentale, verrà ricevuto a giorni o comunque a breve al Congresso americano, nonostante ci sia letteralmente un mandato di arresto internazionale perché, per crimini contro l'umanità, per crimini di guerra, spiccato dalla Corte Penale Internazionale. Corte di cui appunto gli Stati Uniti e Israele ovviamente non riconoscono alcuna autorità, quindi insomma non conta molto. Anzi, per farvi capire che rapporto hanno gli Stati Uniti con la Corte Penale Internazionale, lo dicevo anche l'altra sera a Torino perché è una cosa che fa veramente ridere, negli Stati Uniti c'è una legge che consente all'esercito americano di invadere letteralmente l'AIA nel caso in cui al suo interno fosse detenuto un cittadino americano. Questo è insomma il livello, la simulazione in cui viviamo. Ecco, quindi per questo dico, il mondo
fa veramente paura e fa paura soprattutto a noi più giovani che ci dovremo fare i conti ancora per molto tempo. Non solo, non bastava la crisi economica, il Covid, il disastro ambientale, su cui a breve torneremo, anche la guerra mondiale, il disastro nucleare, insomma, è la ciliegina sulla torta che ci mancava. E a proposito di disastro ambientale, noi abbiamo contribuito ad alimentare questo disastro ambientale che già stiamo vivendo grazie ai cambiamenti climatici in Ucraina. In pochi sanno che l'Ucraina è uno dei paesi più fertili al mondo. L'Ucraina ha un terreno talmente fertile che potrebbe sfamare 300 milioni di persone ed è sempre stata considerata il granaio d'Europa. È un paese appunto particolare da questo punto di vista. E noi cosa abbiamo fatto in Ucraina, a parte non solo inviare armi e continuare un conflitto a oltranza? Abbiamo anche pensato bene, già che c'eravamo, di inviare armi all'uranio impoverito, perché comunque è una fragranza nuova, e ovviamente uranio impoverito che noi mangeremo, perché chiaramente quello che noi mangiamo, buona parte del grano viene dall'Ucraina, e non solo, l'Ucraina è un asset importantissimo per i paesi in via di sviluppo, soprattutto per i paesi africani e nordafricani, perché dall'Ucraina partono appunto i carichi di grano per i paesi in via di sviluppo che già vivono una crisi alimentare. Quindi ecco, il mondo fa paura ed è per questo che quando Michele e Raniero hanno lanciato questo appello per la pace, io non ho potuto fare altro che aderire, perché oggettivamente chi è che parla in modo così netto contro la guerra, in modo così categorico? Chi è che dice no, basta, noi non ne vogliamo proprio più sapere? Oggettivamente, da quello che è il mio punto di vista, nessuno in modo così categorico. Ed è proprio questo che ci serve, perché io temo che non ci stiamo veramente rendendo conto del pericolo che stiamo correndo come collettività. Soprattutto stiamo lasciando un mondo alle nuove generazioni disastrato oggettivamente da tutti i punti di vista. Quindi per questo è importante partecipare. Io trovo di grandissima ispirazione quello che stanno facendo i ragazzi, come dicevo prima, nelle università e nelle scuole, perché ad oggi sono gli unici che si sono alzati e hanno detto basta, non ne vogliamo più sapere, ci siamo rotti e non vogliamo più saperne nulla. Ecco, penso che questa lista abbia più o meno lo stesso approccio, dire basta, non ne vogliamo più sapere, vogliamo un'Europa diversa. A volte mi dicono che sono idealista, eccetera, insomma, che vedo il mondo con le lenti rosa. In realtà io sono molto realista e proprio perché sono molto realista ho paura. Chi è che guarda il mondo con le lenti colorate e chi pensa che continuando a mandare armi a oltranza all'Ucraina o continuare a permettere un genocidio in Palestina non cambi nulla? Cambia tutto, cambia il nostro ruolo come europei. Cosa vogliamo dire con questa lista? Vogliamo dire qual è il nostro ruolo come europei? Vogliamo continuare ad essere soggetti passivi nel panorama internazionale? Vogliamo continuare che i conflitti ci continuino a scoppiare in petto? Vogliamo continuare a guardare la gente morire nei nostri mari, in Palestina, in Ucraina, senza fare assolutamente nulla? Qual è il nostro ruolo? È eseguire le direttive degli Stati Uniti dicendo sempre di sì e non porci come un attore indipendente nella politica internazionale? Quanto potremmo fare la differenza se ci imponessimo prima che i conflitti scoppino? Potremmo fare veramente la differenza non solo per chi in quei conflitti ci muore, ma per tutti noi e soprattutto per le nuove generazioni. Qualcuno ci pensa a che mondo stiamo lasciando ai ragazzi? Secondo me nessuno. Ecco, quindi io vorrei fare questo appello a tutti e tutte di usare il voto come uno strumento per opporsi a questa Europa, così com'è, a questa politica guerrafondaia, a questa politica bellicista e a questa politica che non guarda nient'altro se non appunto a breve termine. Non c'è una strategia a lungo termine, è quella che invece vogliamo costruire noi, è quella a cui aspirano
i ragazzi che stanno dormendo adesso nelle tende sotto la pioggia,